Ciao a tutti, un saluto dalla Katie e dalla Siv. Oggi, non so se avete notato, ma sto usando il Black Dragon perché oggi parliamo del BBR Mirror, che sarebbe una funzione speciale di Second Life che vi permette di creare l'effetto a specchio. Ok, allora, però dovete sapere che il BBR Mirror è ancora in fase di lavorazione. E per esempio sul Firestorm ci stanno ancora lavorando, invece sul Black Dragon e Alchemy questa funzione è abilitata e si possono creare oggetti con effetto specchio. Ok, per cui questo tutorial serve per questo, per farvi vedere come creare in modo semplice un oggetto specchio con la funzione del PBR Mirror. Allora, altra cosa che dovete sapere, il Black Dragon, per farlo girare bene, serve una scheda video decente, tipo Nvidia o ATI. E io ho provato anche con un PC mio con su una scheda video Intel, ma mi è venuto il messaggio che do che del tipo che non era che non ce la faceva con i requisiti suoi di richiesti. Ok, allora, per prima cosa andiamo nelle preferenze del Black Dragon, andiamo in display e si controlla se la funzione usa Reflection Probes è abilitata. In più i tre valori, questi qui, sono al massimo. Come si può vedere, è al massimo, è al massimo, è al massimo. E fatto questo diamo l'ok, perché questo è il primo step. Controllare se il Reflection Probe è abilitato. Secondo step, si costruisce un cubetto. Allora, io costruisco un cubetto e che cosa faccio? Lo allungo. Perché devo creare un pannello, lo allungo, lo ridimensiono di spessore, lo tiro su, me lo allungo ancora un pochettino. Ok, dai, va bene. Ok, un attimo che me lo porto giù. Ok, fatto questo, andiamo in texture. E facciamo Shines. Clicchiamo su texture e mettiamo vuoto in modo tale che usa texture. Qui mettiamo 255 e 255 e già cambia, è già cambiato, già si nota qualcosa, come si può vedere. E fatto questo, e premendo lo shift e la freccia facciamo un duplicato, ok? Poi per sicurezza io questo me lo chiamo wall 1 e questo qui io me lo chiamo wall 2, in modo tale che se devo fare una ricerca nel mondo non è che devo star lì a cristarci dietro per trovare un oggetto. Basta che vado nel mondo, scrivo cerca, mi trova la parete che voglio e me la modifico. Quest'altra parete dobbiamo modificare i valori e qui con questa freccettina dobbiamo abilitare Reflection Probes, ok? Poi andiamo in Features e facciamo Reflection Probe. Qui da sfera mettiamo Box e poi facciamo Dynamic. Ok, dopo fatto questo, noi spostiamo l'oggetto in modo tale che deve venire fuori una cosa del genere, già uno specchio, ok? E per aiutarci a fare uno specchio usiamo lo stretch e facciamo, come si può vedere, io ingrandisco la dimensione. E cerco di fare un effetto specchio. Ora se
chiedo scusa che ho con... Non lo uso mai il Black Dragon, per cui mi sento un po' incasinata a fare i movimenti. Però come si può vedere l'effetto specchio c'è. E a noi basta che ce la giochiamo con lo stretch. In modo da fare il riflesso. Altra cosa importante che poi dovete sapere, questo cubo qui deve stare all'interno dell'altro cubo, perché se io lo sposto e vedete che non va più, non, per cui deve essere sempre all'interno del cubo. E qui per esempio ho fatto un effetto molto ingrandito. Questo dovrebbe essere un effetto mio. Poi come si può vedere lo stretch aiuta a fare tipo una prospettiva. Ma deve sempre essere all'interno di questo cubo. Altrimenti non dà questo effetto. Poi se noi premiamo il Ctrl Alt T ci mostra la sua grandezza. Un attimo che faccio vedere come si vede. Allora, vabbè, il PBR Mirror comunque ancora in fase di lavorazione e per cui ci saranno altri aggiornamenti in futuro, secondo me, e magari anche forse cambieranno la modalità, magari metteranno già una funzione già del PBR Mirror senza fare tutte queste cose, però per adesso per chi vuole essere interessato funziona così. Poi ho notato che mi sta facendo aspetta, texture, ah ecco, facciamo blank. E infatti avevo notato tipo delle... No, ne noto ancora. Ok, buono, sì, avevo notato l'effetto legno se ci avete fatto caso. E niente, dopo qua ve la dovete cavare voi, ve la dovete cavare voi, non esiste una cosa precisa, esiste una cosa a vostro piacimento. Se il risultato piace, allora si ottiene. Se no, no, se no... Ve la dovete giocare con lo stretch. Poi inoltre da me, dato che sono in una skybox, l'ambiente è molto scuro. Vedo che la luminosità... Facciamo world. Facciamo mezzogiorno. Mezzogiorno mi ha fatto qualcosa. Ah, ok. Ah, mi è ritornata come prima, non me l'ha cambiata.
Forse perché è impostato usare region setting e non. Io il Black Dragon sinceramente. O forse per lui è proprio mezzogiorno così. Un attimo che faccio la prova. Facciamo. Sì, infatti questi sono i colori del tramonto. No, allora si vede che era impostato bene. Perché la mia skybox, come ripeto, è molto, molto scura. Per questo fa un effetto così. Se voi avete un terreno, un posto dove provare meglio, ok. Comunque, per adesso l'effetto è questo. Provate e fatemi sapere se anche voi funziona, se avete capito. Poi la rotazione, cosa succede? Ma no, rotazione sì. Ve lo giocate più con lo stretch. Ok, allora, direi che questo tutorial è terminato. Poi se aggiungo anche una. Il tutorial testo che ho fatto del Black Dragon perché mostro le varie schermate che è da cliccare, almeno così e lo vedete anche voi. E provate con i vostri oggetti che preferite per fare un effetto specchio. E altra cosa che, vabbè, a me mi va così e magari su altri PC più potenti. Il mio non è un PC potente. Magari tutti i vostri valori sono messi al massimo. I quadri del mio non sono messi al massimo, come si può vedere. Perché poi i valori del Black Dragon ce n'è da interagire, ce n'è tantissimo. L'importante però è che avete capito che la creazione del PBR Mirror per adesso si fa in questo modo, il modo più semplice per crearlo, ok? E spero che questo tutorial sia piaciuto e fatemi sapere se ci riuscite, se non riuscite mi contattate su Facebook oppure sul mio profilo di SL che è di 08TS. E ok, ciao ciao, alla prossima!